Ciao ragazzi, bentornati qui il vostro giorno 92. Oggi torniamo a parlare di cinema perché ieri è uscito il primo trailer di The Matrix Resurrection, il quarto film della saga di Matrix che arriva 18 anni dopo la conclusione della trilogia originale e che, ammettiamolo, non era assolutamente richiesto. Ho molta ansia nel far partire questo trailer perché la saga di Matrix l'ho adorata, era probabilmente il mio ingresso nel mondo del cyberpunk, genere che amo e che sicuramente questo amore è stato guidato dalla visione di Matrix, ma non sentivo il bisogno di ripescarlo dai meandri dei miei ricordi e ho un po' paura di quello che potremo vedere in questo trailer. Però direi che ci spostiamo subito e facciamo partire questi quasi 3 minuti per guardare il trailer insieme. Ok, respiro profondo. 3, 2, 1. Trailer. Thomas, you seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. Ok, quindi rivediamo Matrix. Am I crazy? We don't use that word in here. Have we met? One pill makes you larger, and one pill makes you small. And Cosa sto the ones vedendo? that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. Time to fly. If you want the truth, Neo, you're going to have to fly me. The only thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting and why you will never give up. You don't know me. No? È arrivato dopo. Ah, le scene sono alla Matrix, senza dubbio alcuno. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. Che paraculi. Dicembre 21. Allora, mi risposto. Non lo so. Onestamente, non lo so. Ho sensazioni molto contrastanti su questo trailer che abbiamo appena visto. Perché? Perché non riesco a capire esattamente dove stiano andando a parare. Le opzioni che vedo, onestamente, che riesco a concepire, sono due. Da un lato l'opzione. Ora dirò una cosa che odio. The Force Awakens. Riviviamo la storia originale per poi cercare di discostarci da essa. È un'opzione, abbiamo visto come con Star Wars la cosa sia funzionata fino ad un certo punto, ma è sicuramente quel metodo molto vicino
ha una determinata idea di Hollywood, quella del revival a tutti i costi, che non offre nulla se non un nuovo appiglio per nuovi fan. Di nuovo, not my thing, ma non possiamo dire che non funzioni affatto. L'altra opzione invece si ricollega molto a quel Resurrection e ci mostra un Neo non morto che deve vivere con una sua versione di Matrix. Sto immaginando questa opzione di Neo che si ritrova a combattere di fatto nel suo cervello e a rivivere determinate cose per tornare a liberarsi. Immaginatelo come non morto. Lui nel momento in cui è stato posseduto da Smith non è morto, bensì è entrato in una matrice nella matrice, quindi lui ha bisogno di rivivere questi momenti per riuscire a scappare dalla matrice che lo ha, in cui si è autoimprigionato, l'ha letteralmente creata lui e diventa una fuga da se stesso. Non lo so, potrei sbagliare con entrambe le opzioni. Di nuovo, non è il film di cui sentivo il bisogno, ma quelle scene, quel bullet time, quel modo di fare film alla Wachowski, quando le cose riescono, probabilmente mi porterà in sala, perché è il tipo di film che mi piace, è il tipo di regia che mi piace, e nonostante tutto ci casco a pie pari ed è Matrix, e alla fine dei giochi è comunque un film che è importante per me e che continuerò a voler seguire e vederlo espandere nel corso del tempo. Se hanno ipotizzato un quarto film, voglio vedere cosa sono riusciti a inventarsi, insomma. Detto questo però, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo trailer, cosa ne pensate di ripescare il brand di Matrix dopo ormai 18 anni, e in generale cosa ne pensate di questo continuare a rivivere e rivivere e rivivere le nostre saghe del passato più o meno recente. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like per far sapere all'algoritmo che mi volete bene, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando usciranno i prossimi video e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ragazzi, alla prossima!